La scienza occulta ci dice che l'uomo è un essere complesso, formato da un corpo fisico, che è lo strumento di cui egli si serve per esprimersi e per agire nel mondo fisico, è il corpo che generalmente pensiamo costituisca l'uomo nella sua interezza, un corpo vitale composto di sostanza eterica, che pervade il corpo fisico, così come l'etere pervade tutte le forme visibili. Però si deve notare che l'essere umano assorbe una maggior quantità della sostanza eterica universale rispetto alle altre forme viventi. Il corpo eterico è lo strumento che ci consente di captare e trasformare l'energia vitale del sole. Un corpo del desiderio che costituisce la nostra natura emozionale. Questo veicolo, che è più sottile, compenetra a sua volta sia il corpo fisico denso che il corpo vitale o eterico. Il chiaroveggente lo può vedere estendersi per circa 40 centimetri attorno al corpo fisico. L'essere umano si trova al centro di questa nube a forma ovoidale, come un tuorlo al centro dell'uovo. E un corpo mentale o intelletto che, come uno specchio, riflette il mondo esterno e permette all'ego di trasmettere i suoi ordini sotto forma di pensieri e parole. Inoltre, spinge all'azione i differenti veicoli. L'ego è il triplice spirito che si serve appunto di questi veicoli per acquisire esperienza nella scuola della vita. Il corpo denso è il primo veicolo che si è formato. Di conseguenza ha goduto del beneficio di un lunghissimo tempo di evoluzione e ora si trova al quarto stadio di sviluppo. Attualmente ha raggiunto un grado meraviglioso di efficienza. Esso è destinato a raggiungere la perfezione, ma già da adesso è indubbiamente il veicolo meglio organizzato dell'essere umano, degno dell'ammirazione di tutti coloro che ritengono di possedere una buona conoscenza della costituzione fisica umana. Secondo gli insegnamenti Rosa Crociani, il germe del corpo denso è stato donato dai signori della fiamma al tempo della prima rivoluzione del periodo di Saturno, il primo dei sette grandi giorni della manifestazione. Gradualmente questo germe si è evoluto nel corso delle sei successive rivoluzioni, durante le quali ha avuto la possibilità di sviluppare gli organi dei sensi, specialmente l'udito, e pertanto l'orecchio oggi è l'organo più perfetto che possediamo. Eccolo. Nella prima metà della rivoluzione di Saturno del periodo del Sole, che è il secondo dei sette grandi giorni della manifestazione, i signori della fiamma apportarono dei perfezionamenti al germe del corpo denso. A quell'epoca è stato necessario modificare il germe affinché potesse essere permeato da un corpo vitale, quello eterico, e permettere così lo sviluppo delle ghiandole e del canale per l'alimentazione. E tutto questo fu fatto grazie all'azione congiunta dei signori della fiamma e dei signori della saggezza. Durante la prima rivoluzione di Saturno, del periodo della Luna, che invece è il terzo dei sette grandi giorni della manifestazione,
I signori della saggezza collaborarono con i signori dell'individualità nell'opera di ristrutturazione del germe del corpo denso. Questo germe possedeva in embrione degli organi di senso, un apparato digestivo, le ghiandole, eccetera. Inoltre era compenetrato da un corpo vitale che era in sviluppo. Naturalmente tutto ciò non era così solidamente costituito, né aveva la stessa apparenza che ha oggi. Tuttavia, il corpo fisico era abbozzato in modo del tutto primitivo. Poi, durante il periodo della luna, fu necessario ricostruirlo per renderlo atto ad essere compenetrato dal corpo del desiderio e sviluppare così un sistema nervoso, dei muscoli, la cartilagine ed anche uno scheletro rudimentale. Tale riadattamento avvenne, come abbiamo già detto, durante la rivoluzione di Saturno, proprio del periodo della Luna. Queste entità avevano superato la condizione germinale propria dei periodi anteriori, precedenti. Agli occhi dei chiaroveggenti, quelli esperti, esse appaiono come sospese a cordicelle in un'atmosfera nebbiosa, incandescente, così come il feto è unito alla placenta per mezzo del cordone ombelicale. Lungo queste corde passavano delle correnti dispensatrici di un adatto nutrimento che provenivano dall'atmosfera e che in essa poi ritornavano. All'inizio del periodo della Terra, quando il globo terrestre di color rosso scuro emerse dal caos, passò innanzitutto attraverso una prima fase detta epoca polare. L'umanità allora cominciò a sviluppare un corpo denso, il germe del quale era stato fornito, come ricordiamo, dai signori della fiamma durante la prima rivoluzione del periodo di Saturno. Questo embrione di corpo denso non aveva alcuna rassomiglianza con il nostro attuale veicolo. Durante la fase iperborea, quando la Terra divenne incandescente, al corpo fisico si aggiunge un corpo vitale. L'uomo era più o meno simile ad una pianta. Aveva cioè gli stessi veicoli che oggi le piante posseggono e un simile stato di coscienza, o piuttosto possiamo paragonarlo a quello che abbiamo nel sonno senza sogni, quando sia il corpo denso che il corpo vitale riposano inerti, ovvero sul letto durante la notte. Durante quest'epoca, detta iperborea, il corpo dell'uomo presentava l'aspetto di un enorme sacco gassoso, fluttuante sul globo incandescente. Esso possedeva la facoltà di dividere il proprio corpo e proiettare fuori di sé delle spore simili a quelle delle nostre piante, dei nostri vegetali. Queste spore crescevano e servivano a loro volta come veicolo per le nuove entità. A quell'epoca l'uomo era ermafrodito, cioè bisessuale. Nell'epoca successiva, che invece è chiamata lemuriana, quando la Terra si andò lentamente raffreddando, si formarono come degli scogli in mezzo alle acque in ebollizione. Il corpo dell'uomo a sua volta si era solidificato e cominciava ad assumere la forma che riveste oggi. Aveva un'apparenza scimmiesca, con il tronco corto e gambe e braccia smisurate. I talloni sporgevano all'indietro ed era quasi privo di scatola cranica. L'uomo viveva allora
in un'atmosfera di vapore caldo, che gli occultisti definiscono nebbia di fuoco. Non aveva polmoni e respirava per mezzo di branchie che ancora oggi si riscontrano nell'embrione umano durante il periodo della gestazione. L'essere umano di allora non possedeva il sangue caldo e rosso come oggi, poiché in quel tempo lo spirito individuale non esisteva ancora. Internamente era munito di una specie di vescica che lui gonfiava di aria calda, che gli permetteva di sorvolare i baratri che si formavano durante le eruzioni vulcaniche, le stesse che distruggevano i luoghi dove egli viveva. Nella parte posteriore della testa esisteva un organo che sporgeva in fuori e che ora si trova all'interno del cranio. Gli anatomisti gli hanno dato il nome di ghiandola pineale o terzo occhio, sebbene non sia mai stato un occhio, ma un organo di percezione localizzato. Il corpo a quell'epoca era privo di sensazioni, ma quando una creatura umana si avvicinava troppo al cratere di un vulcano, percepiva il calore proprio per mezzo di questo organo e si allontanava in tempo dal pericolo. A quell'epoca il corpo si era così solidificato che l'uomo non poteva più propagare la specie tramite le spore, come abbiamo visto prima per le piante. Si era resa necessaria la creazione di un organo che gli permettesse di pensare, ovvero il cervello. La forza creatrice che oggi usiamo per progettare macchine, mezzi di trasporto e di comunicazione, a quell'epoca serviva per l'elaborazione interna degli organi del corpo umano. Come tutte le forze, essa aveva due poli, uno negativo ed uno positivo, mentre l'altro restava disponibile per la creazione di altri corpi. Da allora gli esseri umani non furono più delle unità creatrici autosufficienti. Ciascun corpo si ritrovò ad avere solo la metà della forza creatrice e perciò fu costretto a cercarne il complemento esternamente. Nell'ultima parte dell'epoca lemuriana, la forma dell'uomo era ancora molto plastica, seppur lo scheletro si fosse già formato. Tuttavia l'essere umano di allora aveva il potere, fino a un certo punto, di modificare, di modellare la propria carne e quella degli animali che lo circondavano. Era dotato del senso dell'udito e del tatto. Solo più tardi però poté acquisire la vista. Noi troviamo casi analoghi negli animali, come cani e gatti, gli occhi dei quali acquistano il senso della vista solo qualche tempo dopo la nascita. I lemuriani non avevano occhi, ma solo due punti invisibili che venivano impressionati dalla luce del sole che brillava debolmente nell'atmosfera incandescente dell'antica Lemuria. Gli esseri umani acquisirono la facoltà della vista solo alla fine dell'epoca atlantidea. Il loro linguaggio consisteva in suoni simili a quelli degli elementi naturali. I sospiri del vento nelle foreste lussureggianti nel clima rovente dei tropiù, il mormorio dei ruscelli, il mugghio della tempesta, lo sciabordio delle cascate, il boato dei vulcani erano per loro la voce degli dei di cui si sapevano discendenti. Ignoravano assolutamente tutto quanto riguardava la loro nascita. Non avendo la facoltà di vedere, intuivano vagamente la presenza di altri esseri che potessero circondarli. A dir il vero, si trattava piuttosto di una percezione interiore, come quella che abbiamo durante i sogni, ma con la differenza molto importante
che la loro percezione di sogno era chiara, razionale. Quando gli occhi si aprirono, anzi si apersero, come viene detto nel racconto della caduta, e si resero conto dei fenomeni del mondo esterno, le loro condizioni subirono una modifica ulteriore. Da allora la riproduzione non dipese più dagli angeli, ma dall'uomo, che ignorava completamente l'azione delle forze solari, lunari. La coscienza dell'essere umano si concentrò sempre più sul mondo fisico, tangibile, ma gli fu dato di avere la visione netta delle cose solo nell'ultima parte dell'epoca transidea. A poco conobbe la morte e il suo ritorno nel mondo fisico, al momento di una nuova nascita. Tuttavia, quando è stato detto circa una coscienza posseduta, quanto abbiamo appena detto, se circa una coscienza posseduta dalla razza lemuriana, vale solo per una piccola minoranza, vissuta verso la fine di quell'epoca, la quale ha dato origine alle sette razze atlantidee. La maggior parte dei lemuriani rassomigliava a degli animali e le forme che essi avevano sono degenerate e si riscontrano nei primitivi e negli antropoidi dell'epoca attuale. Durante l'epoca atlantidea, che fa seguito all'epoca lemuriana, l'uomo non assomigliava affatto a quella attuale. La sua testa era priva della parte frontale. All'altezza delle sopracciglia, essa sfuggiva bruscamente verso la parte posteriore. La sua taglia, a paragone di quella degli uomini odierni, era enorme, gigantesca. Aveva braccia e gambe molto più lunghe delle nostre, in rapporto al tronco. Invece di camminare, saltellava come i canguri. Aveva piccoli occhi che lampeggiavano a intermittenza. I capelli partivano dal centro del cranio e si distribuivano a forma circolare sulla testa. Quest'ultimo particolare può bastare per distinguere i discendenti delle razze atlantidee che vivono ancora tra di noi. I capelli degli atlantidei erano dritti, lucenti, neri e avevano sezione rotonda. Quelli degli ariani, di qualsiasi colore siano, sono sempre a sezione ovale. Le orecchie degli atlantidei erano situate molto più indietro di quelle delle razze ariane. I veicoli superiori dei primitivi atlantidei non erano situati come oggi, cioè in posizione concentrica in rapporto al corpo denso. Lo spirito non era interiore, in parte restava fuori, all'esterno. Per questo motivo non poteva governare i suoi veicoli con la stessa facoltà e facilità di oggi. La testa del corpo vitale si trovava al di fuori e molto al di sopra della testa fisica. Fra le sopracciglia all'interno, a circa 1,5 cm di profondità, esiste un punto che corrisponde ad un punto del corpo vitale. Questi due punti, quando coincidono in modo perfetto, come avviene negli esseri umani odierni, costituiscono la sede dello spirito interiore. A causa della distanza fra i due punti, nelle razze atlantidee, la facoltà di percezione si orientava prevalentemente verso i mondi interni e non verso il mondo fisico circostante, che d'altronde era anche avvolto da nebbie fitte. Col passare del tempo, queste nebbie gradatamente si dissolsero e il punto del corpo vitale che abbiamo citato progressivamente si avvicinò al punto corrispondente del corpo fisico. A mano che questi punti si avvicinavano, l'uomo perdeva contatto con i mondi interiori che diventavano sempre più indistinti, mentre contemporaneamente il mondo fisico acquisiva contorni più determinati, più definiti,
Finalmente, nell'ultima parte dell'epoca atlantidea, il punto del corpo vitale si congiunse perfettamente al punto corrispondente del corpo fisico. Gli Rmoal sono stati la prima delle razze atlantidee. Rmoahal. Essi avevano poca memoria e questa si riferiva principalmente alle sensazioni. Ricordavano soprattutto i colori, i suoni e perciò svilupparono molto i sentimenti. Contemporaneamente alla memoria, svilupparono i rudimenti del linguaggio. Formarono delle parole. Anziché servirsi di semplici suoni, come avevano già fatto i lemuriani, e diedero dei nomi alle cose. I Tlavatli sono la seconda razza atlantidea. Tlavatli. Essi giunsero alla consapevolezza del proprio valore individuale e cominciarono a sentirsi degli esseri ben distinti. Divennero ambiziosi, vollero che le loro opere fossero ricordate. Quindi la memoria divenne un fattore importante nella vita della comunità e diede anche origine così al culto degli antenati. La terza razza atlantidea fu costituita dai Toltechi. Essi svilupparono ancor più le idee dei loro predecessori, istituendo la monarchia e la successione ereditaria dei sovrani. Furono i primi ad onorare alcuni uomini per le imprese compiute dai loro antenati. Essi attribuirono una grande importanza all'esperienza e lo sviluppo della memoria raggiunse in loro un grado molto, molto elevato. Nella seconda parte del periodo atlantideo troviamo i primi esempi di nazioni indipendenti. Col tempo, i re, inebriati dal proprio potere, cominciarono a servirsene purtroppo per fini egoistici e per aumentare il loro prestigio anziché occuparsi del bene delle comunità. La quarta razza atlantidea è costituita dai Turanici. Il loro egoismo era particolarmente spregevole. Essi eressero dei templi nei quali i re venivano adorati come dei. Poi ci fu la quinta razza, dopo la quarta dei Turanici, costituita dai Semiti. I Semiti, cioè la più importante delle sette razze atlantidee. Perché? Perché loro troviamo per la prima volta il germe della qualità correttiva del pensiero. E per questo motivo la razza semitica primitiva è diventata la razza madre delle sette razze dell'epoca ariana attuale. Essi sono stati i primi a scoprire la superiorità del pensiero rispetto ai muscoli. Per tutta la durata di questa razza, l'atmosfera dell'Atlantide cominciò a schiarirsi in maniera definita e il punto del corpo vitale precedentemente citato venne a combaciare esattamente con quello del corpo fisico situato in mezzo agli occhi, conferendo così agli esseri umani la facoltà di vedere gli oggetti chiaramente, con contorni netti, ben definiti. Ma ciò produsse la perdita della facoltà di percepire i mondi interiori. Gli Accadi furono la sesta e i Mongoli la settima delle razze atlantidee. Essi svilupparono ancora di più la capacità di pensiero. Tuttavia, seguivano linee di ragionamento che deviavano sempre più da quelle che erano state tracciate per la loro evoluzione.
Quindi, mentre le fitte nebbie atlanti idee si condensavano al di sopra dell'atmosfera, vennero a formarsi le nubi. Piogge torrenziali inondarono il continente degli Atlantidei, inghiottendo la maggior parte dei suoi abitanti e le vestigia della loro civiltà. L'Asia centrale è stata la culla delle razze ariane discendenti dai Semiti originari. Queste razze si sono sparse nel mondo. Noi riteniamo opportuno darne una descrizione in questa opera, in quanto le ricerche fatte dagli storici hanno sufficientemente rilevato le loro principali caratteristiche. A presto con il secondo capitolo di questo nuovo testo che sono convinta apprezzerete sempre di più.